Peperaggine crema pasticcera. Intanto ho messo a riscaldare 1 litro di latte, anzi quasi 1 litro perché l'altro lo userò adesso. E ho iniziato a mettere 4 uova, di cui 3 tuorli e un uovo intero. Poi ho aggiunto 250 g di zucchero. Ecco qui. E ho messo anche 100 g di farina. Un pochino di latte, quello restante nello scatolo, e ho iniziato a montare per bene. Poi ho aggiunto aroma al limone e aroma all'arancia e ho sbattuto bene. Poi ho aggiunto il composto al latte caldo e ho girato poi continuamente, altrimenti attacca. E girate con un mestolo di legno continuamente finché non si addensa. Ecco qui, e la crema pasticcera è pronta, profumatissima. Appena spengo il fornello, la metto in un recipiente di plastica, la copro con una pellicola a contatto così non si forma la crosticina e la faccio raffreddare bene. Poi intanto preparo la torta con la sfoglia già comprata, sfoglia, crema pasticcera, cacao amaro, noccioline e così via fino all'ultimo strato con lo zucchero a velo ed ecco pronta la mia torta, sfoglia. Ciao!